Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di nutrizione consapevole con me ed Eli. L'argomento di oggi l'abbiamo scovato dai commenti. È un argomento nuovo, Eli, non ne abbiamo mai parlato. Mai. Parleremo di dimagrimento localizzato, che è un tema che accomuna sia me ed Eli, perché dal lato mio, sotto i video fitness che pubblichiamo, c'è una domanda ricorrente che poi vi dirò riguardo appunto questo argomento. E parlando con Eli mi sono confrontato e ho detto: ma tra le tue pazienti o i tuoi pazienti ti fanno mai questa domanda riguardo appunto questo tipo di dimagrimento specifico? Lei mi ha detto: Katia, sì. Quindi argomento deciso: dimagrimento localizzato. Partiamo dal lato alimentare. Quindi, esatto, è una domanda, Katia, frequentissima. Sì, perché comunque nella maggior parte dei casi ognuno di noi, quando è in sovrappeso, tende, in base anche alla propria genetica, ad accumulare adipe, quindi grasso, soprattutto in alcune zone. Sì. Pensiamo tendenzialmente alla donna, che tende ad accumulare maggiormente a livello del fianco, sì, della coscia. Sì. L'uomo invece nell'addome, anche qua. Poi ci sono dei casi genetici, quindi il soggetto ginoide più nella coscia, il soggetto androide, quindi che sia maschio e femmina, nell'addome. E sappiamo che però il grasso aumenta quando noi abbiamo una dieta in eccesso, quindi okay, un introito calorico eccessivo rispetto al nostro dispendio. Come facciamo a togliere massa grassa? Non esiste quella cosa, l'acqua elimina il grasso, oppure tutti quei trattamenti, sì, no, non esistono queste cose qua. Naturalmente l'unico modo per ridurre massa grassa è o bruciare di più, okay, rispetto a quello che io mangio, quindi se io sono in sovrappeso o in obesità, per ridurre le circonferenze o comunque il tessuto adiposo io devo bruciare di più calorie, muovermi, quindi attività fisica, movimento, aumentare il mio dispendio con un'attività più dinamica, okay, perché non per forza è attività fisica ma anche meno sedentarietà, magari cambio lavoro, faccio un lavoro più dinamico, benissimo, dall'ufficio okay, passo 8 ore in un ristorante dinamico a correre, posto, esatto, e già brucio di più, sì. Oppure mangio meno. Sì. Abbiamo visto poi nei video precedenti quali sono le problematiche del mangiare troppo poco, quindi attenzione a questa seconda cosa, non andiamo mai a lavorare con delle ipocaloriche spinte se non siamo seguiti da dei professionisti, però se noi mangiamo sempre un po' di più, accumuliamo sempre un po' di più. Quindi detto questo principio di base della bilancia, okay, tanto inserisco e tanto devo consumare per arrivare almeno a pari, cosa possiamo definire? Che la riduzione della massa grassa è in total body, okay, quindi non esiste un'alimentazione specifica in cui io vado a togliere solo grasso nelle cosce, nell'addome nella o nelle braccia, perché esatto, alcune donne mi definiscono anche le braccia grandi. Sì, sì, okay? Capita che magari, ho detto ad Eli, ti è mai capitato che alcune tue pazienti ti chiedano: io, dottoressa, voglio dimagrire solo le cosce, perché delle altre parti, bene o male, sì, va mi vedo bene, abbastanza bene. Ecco, esatto, le cosce sono grosse, le voglio più sottili. E questo non può essere fatto. No. Naturalmente, quando noi facciamo dimagrimento, lo facciamo in total body. Sì. Ricordiamoci che cosa? Che possiamo utilizzare degli stratagemmi, quindi sicuramente stimolare. Faccio sempre l'esempio della donna, quindi sì, un po' ginoide con il fianco largo, con la coscia larga, vado a dimagrire per bilanciare meglio la parte superiore che invece era già abbastanza esile, faccio degli esercizi specifici per la parte superiore in modo da rendere più armonico il corpo. Perché quindi, magari qua, avendo perso peso, sono ancora più magra. Esatto, quindi anzi, che cosa succede spesso? Cosa mi riportano i pazienti? Che magari li vedono in giro, persone che non vedono da tempo e li trovano male, okay, quindi li trovano sciupati. Li trovano. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Stai male? Stai cosa male? È successo? Perché? Perché naturalmente dimagrendo in total body, noi è vero che arriviamo alla circonferenza perfetta, magari nel giro fianco o nella coscia. Però poi dopo sopra perdiamo, quindi bilanciare armonicamente con l'attività fisica specifica, esatto, è l'unico modo. Perfetto. Ricordiamoci anche che un modo invece dal punto di vista alimentare è selezionare un'alimentazione a basso indice glicemico, molto ricca di grassi poliinsaturi, molto ricca di fibre in modo tale che il transito intestinale sia regolare, quindi utilizziamo tutta quella sana alimentazione che in qualche modo può riequilibrare, ecco questo è forse l'unico consiglio per il dimagrimento localizzato, riequilibrare l'assetto ormonale, perché ricordiamoci che gli ormoni alterati possono incentivare in qualche modo l'accumulo di adipo nel fianco per la donna e nell'addome per l'uomo, quindi okay,
sicuramente migliorando, soprattutto con grassi polinsaturi, quindi omega 3 o grassi di origine vegetale, andiamo a riequilibrare i grassi, gli ormoni sessuali, ecco, quindi sicuramente infatti, questo ci può aiutare. Questo mi collega anche alla famosa domanda che anche noi, no, riceviamo sotto i video, quindi qual è l'allenamento o il percorso fitness che mi consigliate per dimagrire le cosce? Le cosce vanno molto nell'ambito femminile, no? Sì. O per dimagrire la pancia, no? Parliamo quindi di dimagrimento, non di tonificazione. E a me piace sempre fare, no, la differenza appunto tra due richieste. Io sono Katia, voglio un gluteo più formoso, no? Più rotondo, perché ho il sederino un po' piatto e quindi non mi piace. Quindi parliamo di tonificazione. Benissimo, ho davanti a me una strada unica, quindi magari prendo un esercizio, lo squat, che è quello classico per i glutei, imparo a fare naturalmente lo squat a corpo libero, quindi presto attenzione alla corretta esecuzione. Una volta che l'ho imparato, ci metto un pochino di peso, quindi sono a casa, prendo un manubrio con tutte e due le mani e comincio a salire e scendere, quindi fare lo squat con un pochino di peso, che potrebbe essere 3 kg, 4, poi piano piano posso aumentare a 5, 6, fino ad arrivare magari anche a 8, 9, 10 kg, no? Perfetto. E sicuramente in neanche troppo tempo vedrò un miglioramento nella forma del mio gluteo, però parliamo di tonificazione, quindi dove è possibile isolare un muscolo e allenare solo quello. Quando parliamo di dimagrimento, cosa vuol dire? Noi dobbiamo, come diceva Ellie, bruciare più calorie possibili per perdere peso e per migliorarci. Quindi si bruciano più calorie quando si muovono tutti i muscoli. Quindi quando si fa attività cardiovascolare, dove facciamo jumping jack, corsa sul posto, burpees, insomma tutti questi esercizi più o meno complessi. Sì, dove l'attività cardiovascolare è fortemente sollecitata. Esatto. Però in questo caso qui non è come il gluteo. Io non posso decidere che durante il salto solo nelle cosce durante tutti questi esercizi, perché per forza di cose mi muovo in total body. E quindi questa è la differenza, insomma, che volevo far capire. Non si può, nel caso di dimagrimento, isolare una zona del corpo, quindi. Assolutamente. Poi ricordiamo sempre la differenza tra tonificazione e dimagrimento, dove nella tonificazione i centimetri potrebbero, è normale se abbiamo un grande sovrappeso, un'obesità, e quindi comunque dobbiamo perdere centimetri, la tonificazione ci permette comunque una perdita di centimetri e un muscolo più stimolato, più accresciuto, però perdiamo sempre centimetri. Però ricordiamo che su un soggetto lievemente sovrappeso la tonificazione potrebbe far prendere anche centimetri, e non ci dobbiamo spaventare, perché ricordiamo sempre che in quel caso la composizione corporea migliora, quindi abbiamo un'ipertrofia muscolare, una crescita del muscolo che magari alla donna fa sempre un po' paura, soprattutto nei fianchi, quindi nel gluteo, nella coscia. Sì, perché le donne non vogliono la gamba grossa, soprattutto quando si vestono vogliono sentirsi queste gambe molto esili, molto longiline, madre, sì, esatto. Sì. Però ricordiamoci che è un valore aggiunto, quindi avere una tonicità muscolare anche a livello della gamba, esatto, permette comunque di avere una composizione corporea migliore, quindi nell'assetto generico bruciare di più e rimanere più tempo in condizione fitness. Ma anche perché questa, in linea generale, chi si approccia al fitness per la prima volta e quindi inizia sulle prime settimane, il primo mese, no? Può avvertire questo senso di pesantezza, quindi l'impressione di avere la gamba un pochino più voluminosa, ma è in generale una questione di liquidi, quindi un po' di retenzione idrica, che all'inizio il corpo è come un segnale di cambiamento, no? Il corpo dice: che cosa è cambiato? Stai facendo sport, è una cosa che io non conosco, prima non facevi. E avvertiamo, insomma, questa sensazione, ed effettivamente questa, anche se piccola, questo accumulo appunto di liquidi. Ma che il segreto qual è? Non mollare, quindi non dire: oddio, aiuto, ho le gambe grosse, avrò sempre le gambe grosse, non mi posso allenare perché io in questo punto, no, tendo ad avere un'eccessiva ipertrofia, diventare particolarmente voluminosa. No, devo insistere, perché questo primo effetto indesiderato se ne andrà tranquillamente, e quindi dobbiamo perseverare e continuare con il nostro programma, quindi non mollare, insomma, perché è una cosa assolutamente momentanea. Anche nell'alimentazione, così come nel fitness, il cambiamento è percepito dal corpo come uno stress iniziale, quindi ricordiamoci sempre che non sarà la prima fase ad essere poi il beneficio, a determinare il beneficio finale, invece del nostro percorso. E questo lo possiamo vedere anche nell'alimentazione, aumentando le fibre, aumentando comunque
alcuni alimenti un pochino più clean, quindi meno conditi, sì. Possiamo avere un'alterazione del transito intestinale, quindi magari percepire all'inizio un gonfiore maggiore a livello addominale, ma non ci dobbiamo preoccupare, perché se noi ci idratiamo bene, se continuiamo un'alimentazione sana ed equilibrata, sicuramente il nostro corpo in breve termine si andrà a riadeguare, a riassettare e anzi a individuare e a stimolare maggiormente i benefici di questa alimentazione corretta. Quindi anche se non esiste una vera e propria, un vero e proprio protocollo nutrizionale per il dimagrimento localizzato, comunque le norme di base sono sempre quelle di riportare il corpo all'equilibrio, esatto. Soprattutto come dicevamo dal punto di vista ormonale e dell'attività fisica. Ricordiamoci anche l'attività fisica va a stimolare un riequilibrio ormonale, quindi entrambe le cose ci permettono poi di avere questo miglioramento armonico, esatto. Io chiamo del corpo, quindi soprattutto su chi ha una differenza importante, sì. Della parte superiore con la parte inferiore, lì dobbiamo lavorare, ricordiamoci di lavorare non solo sul problema ma esatto. Anche sull'altra parte, sì, perché magari siamo tendiamo sempre a vedere, no, il punto critico che potrebbe essere la coscia come l'addome, esatto. O le braccia, e senza pensare a magari andare a migliorare tutto il resto in modo che anche quel punto critico diventa meno evidente, esatto, in qualche lo modo. Vedo di meno, no, perché risulta tutto più armonico ed equilibrato, esatto. Quindi sì sì, e poi ricordiamo sempre che l'alimentazione e il fitness, ormai l'abbiamo imparato, cioè vanno sempre di pari passo, qualsiasi sia l'argomento che trattiamo, sì. Alla fine arriviamo sempre a questa conclusione, quindi fantastico. In qualsiasi situazione comunque, sì. Anche l'attività fisica ci permette di riportare il nostro corpo all'equilibrio, esatto, quindi esatto. È importantissimo. Sì, un altro errore frequente ad esempio potrebbe essere quello di sono fissata magari con l'addome, quindi io ho la pancetta, quindi vorrei migliorare il mio giro vita, cambiamo un po' zona del corpo, sennò parliamo sempre delle cosce. Quindi cosa faccio? Faccio un sacco di addominali, addominali su addominali, e non vedrò questo risultato. Eccezionale miglioramento che mi aspetto. Ma perché? Perché facendo gli addominali quante calorie brucio? Pochissime. E quindi non vado ad eliminare il grasso che c'è magari sotto gli addominali, magari anche sviluppati, che io magari ho, ma essendo sotto non li vedrò mai se ho un bello strato di grasso. Quindi poi ricordiamoci anche che ricollegandoci in qualche modo all'addome, abbiamo un grasso anche viscerale, quindi anche sì, infiammatorio, giusto. Quindi fare l'addominale non ci permette poi di togliere questo grasso, cioè magari solo superficiale ma non viscerale, metabolico, che invece va stimolato. Cos'è il grasso viscerale, perché magari sì, è un grasso più profondo, un grasso che si trova soprattutto tra gli organi ed è un grasso infiammatorio, okay. Dato assolutamente da condizioni di obesità, da condizioni di alimentazione scorretta. Perfetto. E quindi sicuramente facendo solo gli addominali noi non andiamo a, esatto. Lavorare su questo tipo di grasso e non miglioriamo l'assetto, esatto. Generico, esatto. Perché è un grasso su cui possiamo lavorare principalmente con un'attività cardiovascolare un po' più spinta. Perfetto. E la stessa cosa sempre per le famose cosce, esatto. Lo stesso, le cosce grosse metto a fare un sacco di allenamenti per la parte bassa e magari posso fare anche peggio, no? Andiamo anche a stressare ulteriormente quella zona che vorremmo al contrario migliorare, quindi insomma non è assolutamente la strategia, quindi anche no fissarsi anche dal lato dello sport sulla zona critica. Su alcuni esercizi, esatto, specifici, esatto. 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 Quindi ragazzi, spero che anche questo video di dimagrimento localizzato vi sia piaciuto, aspettiamo le vostre domande se ce ne sono, magari anche sì nei commenti qui sotto, così oppure faremo oppure anche magari video. Nuovi argomenti, sì, esatto, assolutamente. Noi siamo sempre super disponibili, vi mandiamo un grosso bacione, ci vediamo nel prossimo video. Al prossimo video, ciao!